Oh, finalmente è Natale, non se ne poteva più. Anzi, in realtà è il 24, 24, però. vigilia. Sì, ma a parte per me Natale comincia la prima domenica dell'Avvento, Ah, no? Beh, l'Avvento c'è cioè nel senso l'arrivo di Cristo, no? E allora, qual è il nostro regalone di Natale che vi avevamo appunto promesso? Praticamente è un'altra puntata della nostra rubrica Un uomo e mille perché. Anche se di uomo, boh, io non so quanto ci può essere visto i vari risvolti, i trascorsi. vari trascorsi sì, di costui, no? Allora, il personaggio appunto incriminato, ma non nel senso incriminato, cioè nel senso interessato da questa rubrica di oggi è Lapo Elkan, addirittura. Lapo Elkan che è stato protagonista dell'ennesima disavventura, no? Un incidente stradale Israele. gravissimo, sembra, perché dice era finita, dice lui, poi tutte dichiarazioni sue, lui ha Autodistrutta. tutte dichiarazioni sue, no? Dice sta in coma. Che stava addirittura in coma, ma fratture multiple, insomma. Poi dopo è una cosa però un incidente misterioso perché innanzitutto visto che è pieno di fratture avrebbe dovuto essere comunicato dalla stampa, Sì, no? dopo 10 giorni Soprattutto l'hanno detto. dopo 2 giorni l'ha detto lui, Sì, non ha detto che so, i Iorgani, sanitari, no? Che tu sai, ciao, 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 se tu sai, i sanitari. In ogni ospedale c'è praticamente c'è anche i giornalisti perché, cioè, o perlomeno c'è un punto informativo in cui si diramano le notizie, no? Cioè, certo. praticamente se arriva all'ospedale, che so, il signor Rossi, vabbè, ovviamente non è una notizia, ma se ci arriva uno, che so, il presidente del consiglio, ti posso dire, il Papa, Con lui, la Cioè, famiglia o comunque Agnelli. un personaggio noto, ma tu vuoi che qualcuno te lo comunichi alla stampa? No, qui invece no, tutti zitti, cioè tutti zitti perché c'è un Agnelli, no? Che si chiama Elka, ma in realtà è un Agnelli, va bene? Sempre mistero Il sugli Agnelli. ramo ebraico della famiglia Agnelli, e non a caso Sempre. era in Israele. Poi dopo si è fatto trasferire in Svizzera. Questo è un altro mistero, perché lo sai perché? Perché l'ha detto il giornalista Luigi Moncalvo, che è uno che degli Agnelli se ne intende, ci ha scritto più di un libro. Ovviamente non sono libri, come dire, teneri nei confronti degli Agnelli, no? Ma in ogni caso, Moncalvo dice giustamente, si domanda, ma scusa, ma la sanità israeliana è una delle migliori al mondo? Lo sa perché? Perché questi sono in guerra ormai da quando sono nati, da quando è nato lo Stato di Israele sono in guerra e quindi Sono guerre preparati, significa morti, qua attentati, ferite gravissime, amputazioni, e quindi devono essere pronti subito a intervenire. E questo si è fatto trasferire in Svizzera, cioè ma è un mistero, no? È un mistero, anche perché la Svizzera, ecco, se proprio si vuole dirla tutta, in campo medico non è che sia l'eccellenza, capito? no? No, oltretutto la Chissà. sanità è tutta privata, no? Sicché. Quindi, Vabbè, ora vabbè. lui se la paga, vabbè, ma insomma, Altro, cioè mia. comunque, non è un'eccellenza la Svizzera, cioè, Pensavo. nel senso, è non è la prima al mondo, No, capito? È la prima al mondo in tante altre cose, ma in campo medico forse no, ma Israele è meglio della Svizzera comunque. E in ogni caso lui si è fatto portare lì, perché? la linea degli Tutto da Agnelli. spiegare, può essere, vabbè, Vedrai. comunque, tutto da spiegare. D'andare Agnellone. Allora, però, ovviamente poi lui ha detto che per l'ennesima volta ha detto che cambierà vita, no? Vediamo come Cioè, però. basta, dice, non le fa più, Sì. dice, no, oltretutto praticamente dicendo che Dio gliene aveva concesso un'altra e quindi deve rendere grazie a Dio, no? Vediamo se la capia. No, non so se renderà grazie a Dio, insomma, Se ma si più che altro, ravvede.
si ravvede. No, ma tu lo sai, Dio è un conto, il Vaticano è un altro. Infatti se aveva già messo su una società insieme al Vaticano, come tu lo chiami te, il Vaticano. Il Vatic-ano, ano, capito? Tra l'altro siamo anche vicini al nuovo anno. Allora, io ho trovato... Si chiude l'anno vecchio e sa, fai subito il dono. Subito. Allora, io ho trovato questo articolo. Ho trovato questo articolo su Guadagni che... È Shining. No, è lui, questa foto di anni fa, no? Che non è un film dell'orrore, proprio lui. Allora, Lapo Elkan, una vita scandita da brutte figure, ecco le otto peggiori. Questo è un articolo di 3 anni fa, 4 dicembre 2016, sito Blasting News, che vuol dire notizie esplosive, cioè okay. Nel senso, è proprio... Lapo fa sempre questi botti, no? Cioè, ma battuto un bel botto anche lì in Israele. Dice poi, tra l'altro mi ricordo, dice stava andando in Israele a vedere il muro del pianto. Non è che si è schiantato proprio lì. No. Proprio il muro del pianto si è schiantato. No, dopo è andato il muro. Allora. Hai ritorno. Ecco. Allora, ecco le otto peggiori. Cioè, che vuol dire che oltre a quelle otto ce ne altre? Queste sono solo quelle. Allora, va bene. Allora, andiamo a... siccome l'articolo è un po' lungo, no? Allora, dice... cominciamo dalla... ecco, qui, aspetta, c'è... Cioè, partiamo da quella precedente, quel finto rapimento a New York. Cioè, praticamente perché non c'aveva più soldi, allora uno che fa? Diciamo, non c'ho più soldi, finge un rapimento. No, nel senso che gli aveva, cioè, ma la cosa certa è che gli aveva chiuso i rubinetti, cioè nel senso, ora basta, il fratello gli avrà detto, tu ne combini talmente tante, ora basta. Io manco un euro. Manco un euro, cioè. Allora lui che mi ha fatto? Come dire, l'arrangiarsi tipico Italia, no? Tipica. Allora dice, io fingo un rapimento così almeno me li danno 10.000 euro. No, ma la cosa più stupefacente lì, ecco, stupefacente, questa è una parola che ricorrerà spesso nella vita di Lapo, è il fatto che poi il procuratore di New York ha fatto cadere le accuse, cioè questo è un reato per cui mi sa che si sta in galera parecchio, cioè ha fatto, no, era tutto uno scherzo, allora fallo te di scenario un rapimento e vediamo se senza il cognome Agnelli il procuratore fa cadere tutte le accuse, cioè questa è la giustizia degli USA, un po' simile alla nostra, potente con i deboli e debole con i potenti, va bene, allora, quindi poi dopo c'è il fatto di, vediamo un po', ecco, sì, come il bacio rubato a Uma Thurman in occasione di un evento a Cannes, quando c'è lui bisogna cambiare a Cannes per raccogliere fondi per la lotta all'AIDS. A maggio l'attrice si è avvicinata all'Apo e congratularsi di un'ingente donazione da lui effettuata in favore della ricerca. E lui le ha mollato un bacio con la lingua. Immortalato dai numerosi fotografi presenti. A giudicare agli scatti potrebbe essere un bacio consensuale, ma l'ufficio stampa e la turma ha comunicato che l'attrice non aveva gradito il gesto. Capito? Dice, te t'ha fatto una donazione, non è che t'ha comprato il bacio mio, cioè non un dot des, tu dai e basta, senza avere nulla in cambio, questa è la donazione, no? Poi rimbalzato a Cernobbio, maggio 2015, Lapo si presenta a un concorso a Villa d'Este a Cernobbio a bordo della sua fiammante Ferrari, chiedendo al servizio d'ordine di entrare all'interno con la vettura. A rifiuto degli addetti, Lapo insiste a lungo, gesticola, prova persino a fare alcune telefonate.
Davanti agli inflessibili guardiani si arrende dopo. Io sono Agnelli, avrà detto, ah, fammi passare. Sono una... Tu sai chi sono io, mi dice a Scalfa. Lei non sa chi sono io. Così, così fa. Un po' ricordandosi i suoi trascorsi fascisti, Scalfari, così ha fatto si atteggiava in questo modo. Vabbè, insomma, poi questa è una L meno, cioè, nel senso, comunque, anche lì, una bella figura di M, va bene? Poi, via, senti questa, vittima di estorsione tra autoerotismo e cocaina, autoerotismo. Nel dicembre 2014 l'APO fu ricattato da un presunto amico, presunto, ma io direi anche Amico, da un bella presunto e amico. basta. Dopo che questo, no, qui è sbagliato, è costui, gli aveva scattato alcune foto mentre sniffava cocaina e praticava atti di autoerotismo. Oh, ma questo è tutto vero, non la barzelletta. E pretendeva somme di Vabbè, denaro. Io non la sapevo questa cosa qui. Non la sapevo. Non la sapevo. E pretendeva somme di denaro per non divulgare, ma insomma, una specie di corona in miniatura, diciamo. Ecco. Ai, ai, ai. Il parcheggio sui binari del tram, è la Bravo, logica, tu sai, no? Che nessuno può grande, parcheggiare sui binari del tram, e noi tutti chiami Agnelli o Elkan, va bene? No, nel settembre 2011 l'APO finì in cronaca nazionale per aver parcheggiato il suo appariscente SUV. capo, Dice SUV, se no non posso andare una a smart. giro una Fiat Uno. Con colori da tuta mimetica militare, bene pronto per andare Arambo, alla guerra, no? senti Figurati. Arambo, Nel bel mezzo dei binari del tram in corso San Gottardo a Milano. incredibile. Ovviamente il tram rimase bloccato, creando non poi problemi alla circolazione. Quando l'APO tornò sul posto, dopo un'abbondante mezz'ora, magari così, da fare un giretto per schiarirsi le idee, che sono, come vedete, assai confuse. Fu accolto dagli insulti degli automobilisti. Una raffica, una grandinata di insulti Sai proprio. cosa E aveva la vicenda fatto? finì su tutti i giornali, figurati. Poi questa io la sapevo. Devia la palla durante una partita di NBA, NBA o NBA, io lo dico all'italiana, NBA. Nel marzo 2010, mentre assiste a bordo campo alla partita di basket NBA fra Los Angeles Lakers e Toronto Raptors, l'APO, credendo che il pallone stesse uscendo dal campo, si alza e lo colpisce. Loro però, loro cercano sempre di violare le regole, in tutti gli sport. Le schiene ricurve, ragazzi, non si smentisca mai. Deviandone la traiettoria, anticipando i giocatori, Calderon, che stava per raggiungere il pallone, il pubblico l'ha presa a ridere. Come tu la puoi prendere se no? Scusa, lui invece la prende in un altro modo, poi si vedrà. Un po' meno il giocatore. Quelle scene fecero poi il giro del mondo. Poi c'è luglio 2008, la notte brava a Capri. Nel 2008 un tassista sorprese l'APO mentre insieme a alcuni amici stava spingendo il taxi di un collega parcheggiato lungo la strada. L'uomo intervenne, quindi praticamente, aspetta, fammi capire. Alcuni amici stavano dicendo il taxi di un collega, lo volevano spostare il taxi di un collega di questo tassista, no? Allora l'uomo interviene, cioè il tassista interviene e intima al gruppo di rimettere via ora il suo posto. Dice, scusa, ma chi ti dà il permesso di spostarlo? No? Lui lo sposta perché c'è un motivo, no? Dice, affermò di essere, ecco, sempre il tassista affermò di essere stato insultato e spintonato dal gruppo. Quindi una volta tanto è là a insultare gli altri. Cioè, a far discutere fu la risposta di Lapo all'uomo: questo taxi è una Fiat Marea, quindi è mia. Io la Fiat Marea, come se fosse, non so, una Mercedes, no, la Fiat Marea, una delle più brutte automobili mai. Come ti ha detto, sei una Marea di M? DM.
cioè, mia, capito? Cioè, è proprio il tipico stile Agnelli Juve, no? Sta roba, tutto questa mio. roba è tutto mio, dice te, anche se tu l'hai pagata rimane Non mia, capito? vale. E poi c'è, io direi, aspetta, dopo c'è, l'ultima, l'ottava, lei clou, secondo me, no? In coma dopo overdose in compagnia di una trans. E già fa ridere di per sé. Era l'ottobre del 2005, quando Lapo si sentì male e finì in coma. Vai. E finì in coma per overdose di cocaina dopo un festino in casa della trans Patrizia, capito? Che chiamò i soccorsi, quindi lui Ma si è ancora andava in vita, non è bene. grazie al Batik Ano. Sì, Con cui ma ci fa, sì. ma è grazie a questa trans di nome Patrizia, anche se trans non si potrebbe dire perché sennò la lussuria si arrabbia. Bisogna dire transgender la lussuria, no? Perché la lussuria dice invece d'arcobaleno dice rainbow, ecco. e cioè poi dice Putin sa l'inglese, i poliziotti di Putin sanno l'inglese, lei invece sa l'italiano, vabbè. Allora, chiamò i soccorsi. Come un caso di New York, la vicenda ebbe un risalto grandissimo. Insomma, va bene. E la finiamo qui perché, va bene, ci sarebbero altri episodi, come dire, assolutamente ridicoli. E quindi, aspetta, tu volevi finire, come tu volevi finire allora questo video? Tu devi dire. L'Apo, aspetta, sì, tu volevi ricordare quella scritta apparsa, mi pare Curva Fiesole, uno Se striscione, no? Che c'era scritto? dopo lei volavo. Dopo lei volavo. Ecco, io la aiuterei così perché, voglio dire, ma guarda, noi si è fatto un regalo a questi nostri video spettatori è proprio, beh, Questo è uno ci ha da, sgubbo, come dato lui diceva cioè Viscardi. perché poi si diceva, Sgubbo. no, a parte bisogna dire la verità, noi Serabelle stabilito di fare questo video sul lago, va bene? Serabelle stabilito, allora ha detto si fa a Torniamo a Natale, poi cercare. però questo fenomeno sta per morire un'altra volta, perché lei Quindi finì in coma, capito? Finì in serviamo coma. Allora, torniamo. ovviamente, se lui fosse finito male, cioè nel senso fosse deceduto, noi non avremmo fatto niente, no? Ok. Invece finì in coma, poi è uno Ripreso. strano coma, fra l'altro, perché poi, voglio dire, poi se, cioè, piano di fratture si è fatto trasferire in Svizzera, tu sei stato in coma, scusa, resta lì, no? Boh. Ma è una cosa, come dire, alla Lapo, tanto per dire. Comunque, oh. Visto che anche stavolta la sfangata, diciamo, no? Noi abbiamo deciso di fare questo video perché, voglio dire, buon Natale anche all'Apo, tra l'altro, no? Buon Natale anche all'Apo, e spetta anche a, non solo buon Natale anche all'Apo, anche alla ditta di Lapo che, siccome ecco, ha detto Moncalvo, sì, perché lui Brenda, c'ha sì. quella, lui la chiami brand, no? Brandy. Cioè, l'Italia, aspetta, come si chiama? Non mi Fa gli ricordo più. occhiali, Sì, sì. esatto, la ditta fa gli occhiali. Allora, sembra che questa ditta navighi molto in acque, molto tranquille, no? Tant'è vero che, dice, come si chiamano? I dipendenti di No, Lapo io. non ricevono lo stipendio da un po' di tempo. Senti, Allora, si se le chiama dice Moncalvo, se si torna a Moncalvo e dice, Brandy guarda, se proprio tu vuoi fare del bene, siamo andati a fare del bene, Oro. prima Fammi paga loro, io. prima paga loro, scusa, e poi dopo, perché il tuo prossimo sono loro, quelli prossimo vuol dire più vicino a te, no? E quindi più prossimo di loro chi c'è? Sono i dipendenti tuoi, Nemmeno fosse un capito? artigiano in difficoltà. Infatti, ma Tempo. io lo metterei a fare l'artigiano, vedi? Può darsi magari avrebbe meno, come dire, distrazioni. Vai, allora ti saluto, guarda, con l'albero di Natale, così ti saluto, va bene? Buon Natale, Massimone. Buon Natale. Buon Natale, mi raccomando, dopo lei poi che c'è? Lapo. Ciao, 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 ciao.